Consumo responsabile di vino. Mezza corona in prima fila con Wine in Moderation. Qual è l'attività della vostra associazione? Come si pensa di poter rendere più sostenibile il consumo del vino in Europa? Wine in Moderation è un'associazione che nasce nel programma nel 2008, l'associazione nel 2010 e ad opera proprio del mondo del vino, del settore del vino europeo, per poter mettere a fattore comune tutte le iniziative, i programmi del consumo responsabile che esistevano e che in qualche modo le singole aziende mettevano in essere. Quindi essa stessa, Wine in Moderation, è diventata l'associazione che produce, propone e diffonde al settore del vino tutte quelle iniziative sulla comunicazione e la diffusione di un messaggio di consumo responsabile, e l'educazione riteniamo che sia fondamentale in contrapposizione a quelli che sono i divieti e il proibizionismo. Quindi l'educazione, e noi come settore del vino vogliamo essere attori e protagonisti dell'educazione e non soltanto fattori negativi. Ecco, e quanti sono i produttori che aderiscono all'associazione? Allora, all'associazione aderiscono praticamente quasi tutte le associazioni nazionali, quindi per esempio l'Italia vi aderisce attraverso Federvini, Unione Italiana Vini, e quindi ci sono le associazioni che portano in dote tutti i propri associati, e poi ci sono delle ambassador company, quindi delle singole aziende che per la loro dimensione invece hanno deciso di iscriversi ed essere ambassador company di Wine in Moderation in modo diretto, non solo e soltanto attraverso le associazioni. Tra queste, cioè MONC, Pernod Ricard, alcune delle più grandi aziende europee, e da adesso anche Mezza Corona. Ecco, ma Mezza Corona è l'unico ambassador italiano o ce ne sono anche altri? Anche Ruffino è un ambassador company di Wine in Moderation. Ecco, se dovessimo dare un'indicazione, perché oggi si parla tanto, ci sono anche discussioni, polemiche ogni giorno sul consumo del vino e la salute. Ecco, una ricetta. Beh, allora, intanto diciamo che il consumo moderato del vino consente sicuramente di apprezzare la qualità del prodotto, conoscere e apprezzare anche la cultura e i territori e tutto ciò che c'è dietro un bicchiere di vino e non soltanto la componente alcolica, e quindi è fondamentale anche la consumazione, per esempio durante i pasti, quindi mangiando, perché fa parte poi della nostra cultura, della nostra tradizione, della dieta mediterranea. E quindi, secondo lei, quanti bicchieri? E quindi l'OMS lo dice, non lo diciamo noi, che sono le 2 units per le donne e 3 bicchieri al giorno massimo per gli uomini. E per una battuta finale sulla polemica scatenata un po' troppo forse in Italia rispetto alle restrizioni dell'Irlanda? Ma allora, l'Irlanda ha un serissimo problema di alcol, generato in realtà dai superalcolici in prevalenza e probabilmente anche dalla birra, e quindi ha fatto questa fuga in avanti. Io non voglio gettare la croce addosso all'Irlanda, dico che la comunità europea avrebbe dovuto normare e armonizzare un messaggio comune europeo e non lasciare andare avanti l'Irlanda da sola su questo tema, e il messaggio deve essere però basato su evidenze scientifiche che dicono che l'abuso del vino e dell'alcol fa male alla salute e non necessariamente il consumo quando è moderato. Mezza Corona è ambassador per questo progetto europeo di bere consapevole. Cosa potrete fare nel concreto? Ma allora, io vedo questo come un'ulteriore tappa del nostro progetto di sostenibilità iniziato già negli anni 90, un'ulteriore tappa che va verso la sostenibilità sociale. E frequentando e lavorando a livello europeo, ho visto come l'approccio dei paesi non produttori sia un approccio veramente ideologico rispetto al consumo del vino. Non neghiamo che ci siano problemi di abuso di alcol in certi territori, in certe zone, però siamo convinti che la soluzione non sia quella di apporre un'etichetta allarmistica su una bottiglia e demonizzare il vino. Siamo convinti che la soluzione sia quella di creare una cultura, di creare un'abitudine al bere moderato, al bere consapevole, al bere in certi momenti e in certi momenti no, e siamo convinti che bisogna partire principalmente dalle nuove generazioni creando questa consapevolezza. Ecco perché la nostra adesione ai progetti di Wine in Moderation. Al nostro interno stiamo formando persone, noi abbiamo più di 40.000 persone all'anno che ci visitano, fra questi ci sono molti studenti, non solo
di istituti tecnici agrari, ma di università e di altri istituti, ed ecco per noi una grande opportunità di avvicinare le nuove generazioni, avvicinarle a una consapevolezza e ad abitudini sane, che sono quelle di vedere il vino anche come alimento, non solo come bevanda, un alimento che va consumato in certi momenti e non sempre e comunque, e in questi momenti in quantità moderate e in modo consapevole. La ricetta quindi è soprattutto a tavola? La ricetta sicuramente è a tavola, pasteggiando, accostando cibo, accostando vini a determinati cibi. L'aperitivo, insomma, quando c'è qualcosa che si consuma insieme? Quando c'è qualcosa che si consuma insieme, nei momenti conviviali, nei momenti di amicizia, nei momenti di socialità. Il vino può diventare anche veicolo di come si dice, di socialità e di esperienze collettive, però se consumato in modo consapevole sicuramente il piacere e il divertimento sono migliori.